Questa edizione di Italia Longeva è sicuramente stata interessante e anche di ispirazione. E a mio avviso ha ribadito anche per certi aspetti l'importanza e la centralità del network dell'RSA in Italia. Io ho avuto modo di anche sottolineare quanto l'RSA italiana rappresenti ancora un benchmark di riferimento a livello europeo per livelli di medicalizzazione e di sanitarizzazione. Quindi il dibattito nelle altre nazioni europee è sull'incremento della medicalizzazione dell'RSA e guardano all'Italia come esempio. Non dobbiamo dimenticarlo questo, molto spesso ci sottovalutiamo solitamente come paese su molti campi, e anche questo è un caso evidente. Centralità dell'RSA, centralità dell'assistenza domiciliare, anche perché, come alcuni hanno evidenziato, l'anziano di oggi che ha bisogno di assistenza è un anziano complesso, è un anziano che è affetto da patologie croniche significative, gravi, molteplici e con un decadimento cognitivo importante. Certo è che, vista all'interno di quelli che saranno gli investimenti del PNRR, l'RSA è stata un pochino dimenticata, invece secondo me potrebbe giocare un ruolo da protagonista per diverse ragioni. Innanzitutto gli investimenti che andremo a fare e che lo Stato deciderà di fare nei prossimi mesi, anni, devono essere degli investimenti che devono avere alla loro fine comunque una sostenibilità della spesa che andranno a generare. E questo ad oggi è ancora fuori dal dibattito, e invece secondo me sarà centrale, perché la spesa comunque sanitaria, che ha avuto un picco nel 2020 fisiologico, dovrà comunque rientrare in una percentuale che è simile a quella del 2019, addirittura sarà un pochino meno rispetto al PIL, 6.4 rispetto al 6.5. Quindi sostenibilità è fondamentale, deve essere al centro del dibattito. E quindi questi investimenti potrebbero riguardare strutture anche già attive. Io penso per esempio agli ospedali di comunità. Gli ospedali di comunità, sì, a mio avviso, si conciliano perfettamente anche con le strutture di RSA. Se oggi in Italia ci sono circa, anche qui i numeri sono sempre un po' ballerini, 8.000 strutture sociosanitarie, è chiaro che se dobbiamo generare 1.200 ospedali di comunità, vuol dire che mediamente, diciamo, una ogni 8 RSA potrebbe essere candidata ad ospitare un nucleo di ospedali di comunità. E quindi questo è un numero veramente molto semplice, anche perché nel PNRR sono previsti solo 400 progetti dedicati all'ospedale di comunità su 1.200, quindi altri dovranno essere finanziati in qualche altra maniera, e quindi secondo me si deve guardare al gestore privato che, ovviamente in accordo con la pianificazione delle istituzioni pubbliche, possa offrire dei posti letto. E questo aiuterebbe anche un settore che è stato un pochino anche sovraesposto dal punto di vista mediatico e ha sofferto di grandi difficoltà gestionali legate più che altro alla disponibilità in una prima fase un po' dei materiali, un po' della possibilità di effettuare tamponi nella gestione dell'emergenza, aiuterebbe anche a rilanciare assolutamente questo settore. Quindi per me le RSA sono assolutamente un network a cui guardare proprio per rilanciare la medicina sul territorio, perché sono preparate e hanno una multidisciplinarità al loro interno che è fisiologicamente derivata dalla complessità che man mano è cresciuta dell'anziano italiano, che quindi hanno imparato a gestire delle complessità sanitarie che, diciamo, fino a 10 anni fa probabilmente erano ancora non pensabili. Quindi questo è sicuramente il messaggio che ho cercato un po' di far passare, ma sul quale ho visto anche le istituzioni molto interessate, proprio anche in relazione alla sostenibilità di un progetto di questo tipo.